Le 18.32, buon venerdì sera dagli studi di TG 2000. In apertura di edizione oggi l'operazione antiterrorismo della polizia contro una cellula fondamentalista con base in Sardegna e legata ad Al-Qaeda. 18 le ordinanze di custodia cautelare, fra i fermati anche i responsabili della strage nel mercato di Peshawar in Pakistan. La cronaca di Marco Bergamaschi. A smantellare il network, secondo l'indagine affiliata ad Al-Qaeda con base operativa in Sardegna, la Polizia di Stato. Il blitz di stamane è l'esito di un'indagine della Procura distrettuale di Cagliari coordinata dal Servizio Operativo Antiterrorismo con il coinvolgimento delle Digos di 8 province. 18 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, 9 delle quali eseguite nei confronti di 8 cittadini pakistani e un afghano. Gli altri sono ancora ricercati. Sugli indagati, 2 sarebbero stati fiancheggiatori di Osama Bin Laden in Pakistan, pendono diverse accuse a vario titolo. Sono accusati a vario titolo di aver organizzato ed eseguito negli ultimi anni attentati terroristici dal carattere stragista all'estero e di aver gestito illegalmente l'ingresso, il soggiorno e la permanenza nello Stato italiano di numerosissimi extracomunitari di origine pakistana, afghana, anche per finalità di autofinanziamento. Tra i 18 ci sarebbero anche responsabili della strage del mercato cittadino a Peshawar del 28 ottobre 2009 che provocò oltre 100 vittime e 100 feriti. A ricoprire un ruolo chiave nell'organizzazione sgominata oggi sarebbe stato un imam operante tra Brescia e Bergamo che avrebbe avuto il compito di raccogliere fondi da spedire in Pakistan. Dalle intercettazioni sarebbe emersa l'ipotesi che nel 2010 si potesse progettare un attentato in Vaticano. Alle forze dell'ordine e ai magistrati sono giunte le congratulazioni del ministro dell'Interno Alfano. Sentivamo nel servizio dell'ipotesi di un progetto di attentato contro il Vaticano nel 2010. Vediamo quali sono state le reazioni della Santa Sede a questa notizia e lo chiediamo direttamente a Cesare Davide Cavoni per noi in Piazza San Pietro. Eccoci Cesare. Grazie Barbara, buonasera a te e ai nostri amici che ci seguono da casa. Dicevi bene, dunque, proprio sulla vicenda terrorismo oggi sono arrivate le parole di Padre Lombardi, portavoce della Santa Sede. Si tratta di un'ipotesi, ha detto Padre Lombardi, che risale al 2010 e che non ha avuto alcun seguito. Non si tratta quindi, ha sottolineato, di un fatto oggi rilevante e non è motivo di particolari preoccupazioni. Queste le parole di Padre Lombardi, parole poi confermate dal segretario di Stato Parolin. Sentiamole nel racconto di Stefania Squarcia. Siamo tutti, diciamo anche, abbiamo tutti paura in un certo senso perché non sappiamo cosa possa capitare, ma mi pare che a livello del Papa è molto tranquillo su questo punto, il Papa è molto tranquillo, vedete anche come incontra le persone, ecco, si muove con molta libertà, diciamo anche nei suoi incontri. Questo dimostra appunto che affronta anche queste situazioni con grande lucidità e con grande serenità. Sulla presenza in Italia di almeno un kamikaze che avrebbe progettato un attentato in Vaticano, ma anche su immigrazione e accoglienza, è intervenuto il cardinale Pietro Parolin, a margine della Lectio Magistralis tenuta alla Facoltà Teologica del Triveneto. L'incontro ha rappresentato l'occasione per porre l'accento sulle questioni relative alla globalizzazione e alle crisi regionali che insanguinano soprattutto il Medio Oriente, con i cristiani sempre più spesso nel mirino. In questo contesto la Chiesa deve intervenire con convinzioni e comportamenti esemplari, con l'azione diplomatica tesa a creare giustizia e pace. Il Vangelo dice questo e la forza della Chiesa è sempre stata nel rispondere, diciamo, non con la violenza, ecco, ma con altre risposte rispetto alla violenza di cui è stata fatta oggetto. Per il cardinale Parolin anche il fronte immigrazione ha bisogno di un ruolo più attivo della comunità internazionale nella gestione dell'emergenza e soprattutto di un'evoluzione degli strumenti vecchi ed inadatti con i quali si è tentato di intervenire finora. Credo che deve continuare, ecco, il coinvolgimento dell'Europa su questo tema e, come dicevo anche nella relazione, un coinvolgimento che deve riguardare tutti i paesi oggi del mondo. Questi sono problemi nuovi e di una gravità, diciamo, inaspettata, che richiedono la collaborazione di tutti.
E a proposito della questione migranti, oggi il Papa, attraverso le limosiniere Monsignor Kranieschi, ha voluto rendere omaggio così ai profughi del centro Cara di Castelnuovo di Porto, proprio vicino Roma, sulla via Flaminia, tra la via Flaminia e l'autostrada A1, e ha fatto visita appunto ai migranti. Le parole del Papa attraverso Monsignor Kranieschi sono state queste: il Papa vi vuole bene, ricordate, il Papa è straniero come voi. Il centro Cara, che lo ricordiamo, a Castelnuovo accoglie circa 900 persone, tra cui donne e bambini. E poi veniamo alla messa in Santa Marta, la messa con un'omelia che come sempre ci impone una riflessione profonda. Gesù, ha detto Papa Francesco, non dimentica mai il giorno in cui ci ha incontrato per la prima volta. Chiediamo quindi a Dio la grazia della memoria per ricordarlo sempre. Ma sentiamo le parole di Papa Francesco e poi la linea può tornare allo studio. Mai dimentica, ma noi dimentichiamo l'incontro con Gesù. E questo sarebbe un bel compito per fare a casa. Pensare, ma quando ho sentito davvero il Signore vicino a me? Quando ho sentito che dovevo cambiare vita, o essere migliore, o perdonare una persona? Quando ho sentito il Signore che mi chiedeva qualcosa? Quando ho incontrato il Signore? Perché la nostra fede è un incontro con Gesù. Questo è il fondamento della fede. Ho incontrato Gesù, come Saulo, oggi. Rientriamo in studio per parlare della morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante rimasto ucciso per sbaglio a gennaio al confine fra Pakistan e Afghanistan in un raid americano contro il terrorismo, la cui notizia però è stata diffusa solo ieri. Agli Stati Uniti sono serviti 3 mesi per le necessarie verifiche, sono le parole del ministro Gentiloni stamattina a Montecitorio in un'aula desolatamente vuota. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Giovanni era un volontario generoso ed esperto, ha vissuto dedicandosi agli altri e lo ha fatto in maniera concreta, ovunque, per portare solidarietà e fattiva assistenza ai più deboli e alle popolazioni sofferenti. E con altrettanta determinazione ed entusiasmo ha sempre portato avanti la sua attività di operatore umanitario. Questa attività fa onore all'Italia. Il lavoro di Giovanni Lo Porto fa onore all'Italia, dice il ministro degli esteri Gentiloni, ma ad ascoltare la sua informativa sul volontario rapito 3 anni fa in Pakistan e ucciso a gennaio in un raid americano, non c'è nessuno, poche decine di deputati e deserti sono pure i banchi del governo. Gentiloni spiega che il presidente del Consiglio Renzi è stato avvertito dell'uccisione di Lo Porto nella tarda serata del 22 aprile da Barack Obama e che lo stesso presidente americano ha detto che sarebbe stato lui stesso il giorno dopo a rendere pubblica la notizia, assumendosene la piena responsabilità. Sono serviti 3 mesi, ha spiegato ancora Gentiloni, per identificare le vittime del raid americano che aveva come obiettivo un compound al confine tra Pakistan e Afghanistan, dove si sarebbe trovato un alto esponente di Al-Qaeda. L'attacco era diretto contro di lui, ma in quel compound si trovavano anche 2 ostaggi occidentali, Giovanni Lo Porto appunto e l'americano Warren Weinstein. In questa storia le domande sono ancora più delle certezze. Come si è arrivati al raid? Come si è saputo che erano rimasti uccisi degli ostaggi? E perché la Casa Bianca ha impiegato tanto tempo a rendere pubblica la notizia? E poi è vero, come ha detto oggi la CNN, citando fonti pakistane, che i familiari di Weinstein nel 2012 avevano pagato un riscatto ai rapitori. Obama ha promesso un'inchiesta per far luce su tutti questi aspetti e lo stesso, ha assicurato Gentiloni, farà la giustizia italiana. A Palermo, davanti al palazzo di periferia dove vive la madre di Giovanni Lo Porto, è un viavai di amici e familiari, gli occhi lucidi e poca voglia di parlare. La famiglia però chiede ora che sia almeno recuperato il corpo di Giovanni, sequestrato di serie B, come ha detto suo padre Vito. Capitolo immigrazione. Ieri si è svolto il Consiglio europeo in cui si è discusso delle misure da adottare per controllare il fenomeno e quindi evitare le traversate mortali in mare. Fra queste la decisione di triplicare i fondi destinati all'operazione Triton, ma anche quella di distruzione delle barche dei trafficanti nei porti. Su quest'ultima arriva una dura presa di posizione da parte della Fondazione Migrantes della CEI. L'Europa, denuncia il direttore generale Monsignor Perego, non si è impegnata in un rafforzamento del piano di accoglienza dei rifugiati in tutti i paesi europei.
Colpire i barconi in mare è un atto di guerra, invece l'affondo del cardinale Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti. E mentre continuano le indagini sull'ultimo naufragio nel canale di Sicilia, i due presunti scafisti restano in carcere. Il GIP infatti ha convalidato i fermi riconoscendo i loro ruoli di comandante e membro dell'equipaggio. E a proposito di immigrazione, adesso Luigi Ferraiuolo ci racconta una storia di speranza, la storia di una famiglia scappata dalla guerra civile in Siria e approdata in Sicilia in cerca di salvezza. Hanno lasciato tutto pur di sopravvivere, perché scappare dalla Siria era l'unica speranza per sopravvivere alla guerra civile, l'unica possibilità per la famiglia di Sheba di conquistare un futuro, anche se incerto. Restare a Homs avrebbe significato solo una lunga attesa della fine. Chi prende la decisione di partire è disperato. Spesso si parte perché si è perso tutto. Ci siamo detti o sopravviviamo insieme o moriamo insieme. La famiglia di Sheba, marito, moglie e quattro figli, è scappata da Homs inseguendo la speranza di una nuova vita. La mia vita era bella, studiavo e avevo una scuola dove imparavo molte cose. Tutto è finito quando siamo stati bombardati mentre io ero in classe. Era la nostra ultima ora in Siria. Eravamo seduti a casa mentre le due parti si uccidevano l'un l'altro. In strada c'erano molti morti. Un momento difficilissimo è stato la traversata in mare. Partiti dalla Libia insieme a un altro barcone, sono riusciti ad approdare ad Augusta, in Sicilia. L'altra scialuppa si è rovesciata in mare con centinaia di morti. Un giorno, quando il mare era agitato, ero disperata. Mi coprii il viso, non volevo vedere quello che stava accadendo. È stata una grande responsabilità portare con noi i nostri figli. La speranza per il futuro è una sola. Tutto quello che voglio è educare i miei figli. È stato davvero difficile per me lasciare i parenti alle spalle. Non li vedremo più per gli anni a venire. I miei figli sono la mia speranza. La guerra civile in Siria ha raggiunto il quinto anno. Ben 4 milioni di siriani sono fuggiti e circa 6 milioni e mezzo sono sfollati. Lo scorso anno sono arrivati in Italia 174.000 migranti. 3.200 sono morti. Domani ricorre il 70° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, una festa di libertà e speranza che ricorda quel che abbiamo conquistato grazie al sacrificio di tanti. Sono queste le parole del capo dello Stato Mattarella. Sentiamo Giorgio Schiavoni. Sergio Mattarella festeggia il suo primo 25 aprile da capo dello Stato. Quest'anno è il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo e il Presidente della Repubblica ha già iniziato le celebrazioni oggi, con un giorno d'anticipo, al Quirinale, con giovani e associazioni dei partigiani. La liberazione di cui celebriamo i 70 anni domani, e già quest'oggi qui, tutti insieme, è una festa. I ragazzi poc'anzi, alcuni bambini hanno cantato l'inno nazionale, l'hanno cantato tra l'altro molto bene, sono stati davvero bravi, ed è stato un momento di festa, perché quella della liberazione è una festa di libertà e di speranza. Domani infatti sarà a Milano, dove quest'anno si svolge la manifestazione nazionale di una ricorrenza a cui il Presidente della Repubblica tiene moltissimo. Non a caso il suo primo atto da capo dello Stato eletto, prima ancora di recarsi davanti al Parlamento per il giuramento, è stato l'omaggio alle Fosse Ardeatine. Dobbiamo saper custodire e rivitalizzare le istituzioni della nostra democrazia, perché in esse vi è il lascito di chi, con coraggio e con sacrificio, ha combattuto la battaglia per aprire a noi un futuro migliore. La cronaca ci porta a Vercelli, dove il parroco del Sacro Cuore di Gesù, Don Massimo Iuculano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il sacerdote avrebbe adescato ragazzini con SMS per poi sottoporli a sedute di massaggi simulando competenze terapeutiche. L'arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, ha sospeso il prete in maniera cautelativa e a tutela del presbitero interessato e della comunità a lui affidata. Monsignor Arnolfo ha inoltre espresso la propria vicinanza alla comunità dei Salesiani, cui appartiene Iuculano, e alla comunità del Sacro Cuore di Gesù di Vercelli, assicura affetto e preghiera per le famiglie eventualmente coinvolte. Ricorre oggi il 100° anniversario del genocidio armeno. Tutto il mondo ricorda il massacro di 1,5 milioni di persone, tante le delegazioni straniere giunte a Erevan per partecipare alle cerimonie. Francesco Durante.
Un minuto di silenzio davanti al memoriale del genocidio degli armeni. 1,5 milioni di persone massacrate dalle truppe dell'impero ottomano tra il 1915 e il 1917, all'epoca sotto il governo dei giovani turchi. In loro ricordo arde una fiamma perpetua a Yerevan in mezzo a migliaia di fiori, deposti accanto al monumento, il forte delle rondini, attorno al quale si sono raccolti per il centenario dello sterminio decine di capi di Stato, tra cui il francese Hollande ed il russo Putin, accompagnati dal presidente armeno Sarkissian. Una cerimonia civile che fa seguito a quella religiosa svoltasi ieri a Khmiazin con la più grande canonizzazione della cristianità. Tutte le vittime del genocidio proclamate sante dalla Chiesa Apostolica Armena. Celebrazioni anche a Gerusalemme, scandite dai 100 rintocchi delle campane risuonati nella Chiesa Armena per commemorare il centenario della strage. La Turchia ha sempre rifiutato il termine genocidio, ritenendo che quelle morti furono causate da una guerra civile in Anatolia tra le 300.000 e le 500.000 persone, armeni e turchi. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in una dichiarazione diffusa la notte scorsa, ha parlato di un'atrocità di massa, ma non ha usato la parola genocidio, suscitando così le proteste della comunità armena americana. In Germania invece il presidente della Repubblica Federale Joachim Gauck ha pronunciato un discorso pubblico con quell'espressione genocidio degli armeni ritenuta finora un tabù fra i tedeschi, non esitando a denunciare la corresponsabilità della Germania in quel massacro. Una presa di posizione inedita con cui la Germania si aggiunge ai paesi che hanno riconosciuto il genocidio, spingendo le autorità di Ankara a richiamare in patria 7 ambasciatori. Intanto, dalle pagine di un quotidiano turco, il presidente armeno Sarkissian ha dichiarato che il suo paese è pronto per la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, auspicando l'apertura dei confini fra i due stati, che produrrà effetti positivi nelle rispettive società civili, con benefiche ricadute sui commerci in un rinnovato clima di fiducia. Cambiamo argomento, il Vaticano ha dato il via libera al processo di beatificazione per Don Primo Mazzolari, come ha confermato la sua diocesi, quella di Cremona. TV 2000 lo ricorderà domani sera alle 21 con il film L'Uomo dell'Argine. Intanto con Pierluigi Vito ripercorriamo il suo contributo dato alla Chiesa prima del Concilio. Tromba dello Spirito Santo nella terra mantovana. Le parole rivoltegli da Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, furono più di un'investitura per Don Primo Mazzolari. 2 mesi prima di morire, il riconoscimento di uno zelo evangelizzatore lungo una vita. E ora arriva il nulla osta Vaticano al cammino verso gli altari del parroco di Bozzolo e Cicognara, provincia di Mantova, ma diocesi di Cremona. E da quest'ultima è arrivata la conferma da parte del vescovo Lanfranconi. Partirà la causa di beatificazione del sacerdote insieme a quella di Monsignor Giovanni Cazzani, il suo arcivescovo fino al 1952, con cui condivise l'avversione al fascismo e alla ras locale Farinacci. Un rapporto come tra padre e figlio quello fra i due, tra obbedienza e tormenti, ma con l'affetto capace di superare anche le incomprensioni. Grande fu la forza della predicazione di Mazzolari, parroco di campagna e mente raffinata, veracemente appassionato della radicalità evangelica, come pure desideroso di fornire uno spessore culturale all'annuncio di Cristo. Le riflessioni su obiezione di coscienza e non violenza, dopo essere stato cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, la voglia di una chiesa aperta, capace di discutere francamente coi comunisti e responsabilizzare i laici cristiani. E su tutto, l'amore per i poveri, i loro bisogni, la loro fame di dignità. Caratteristiche che ne fanno una figura di enorme attualità, oltre che precursore di quel passaggio epocale che fu il Concilio Vaticano II. Se difficili furono i rapporti con le gerarchie, il Sant'Uffizio in particolare, che condannò diversi suoi libri, tuttavia la rivalutazione non tardò. Tanto che lo stesso Paolo VI di Mazzolari disse: «Gli abbiamo voluto bene, ma voi sapete come andavano le cose. Don Primo camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso non gli si poteva tenere dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. E questo è il destino dei profeti». Adesso vi mostriamo delle immagini inedite che riguardano il Papa Emerito Benedetto XVI. Lo scorso 16 aprile ha compiuto 80 anni e li ha festeggiati assieme a un gruppo venuto direttamente dalla sua terra, la Baviera. E quelle che stiamo per mostrarvi sono immagini inedite appunto in Italia, girate dalla TV bavarese. Ce le mostra Federico Plotti.
Benedetto XVI cammina sorretto da padre Georg e da un bastone. Con lui c'è anche il fratello. Sebbene affaticato, il Papa Emerito ha dimostrato vivacità e un certo humor, accogliendo una delegazione di bavaresi vestiti in abito tradizionale poco fuori la sua dimora, il monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani. Una piccola festa per i suoi 88 anni, compiuti qualche giorno fa, il 16 di aprile scorso. Ja, liebe Freunde, für mich ist wunderbar, dass ihr da seid. Sono molto lieto che voi siate qui con la bellezza dei vostri abiti tradizionali che si accordano in pieno con la bella giornata di oggi, ha detto un sorridente Papa Ratzinger. Non so quanti altri compleanni potrò ancora festeggiare, ma vivo di giorno in giorno, anche giornate così belle. Poi, in perfetto stile bavarese, un fresco boccale di birra che Benedetto XVI non si è lasciato sfuggire. In forma, visibilmente contento e divertito, non si è sottratto alle telecamere e ai fotografi fino al termine della festa improvvisata. Poi tra gli applausi c'è stata la benedizione, prima di congedare tutti, con un affettuoso sorriso. In chiusura, come ogni venerdì, il TG Post dedicato al mondo del cinema. Fabio Falzone ci regala consigli utili per questo fine settimana sul grande schermo. Buona visione, allora, dopo di noi vi ricordo l'appuntamento con Attenti al Lupo, si parla di allergie. Il telegiornale torna domani, buona serata.